Ciao, buongiorno. Dunque, oggi sono qui venerdì sera, quindi è notte per quello che vedete buio. E ho deciso di fare questo video un po' così, un po' tipo life update, così vi racconto un po' di cose che sono successe, cosa progetti per il futuro, insomma, tutte queste cose. Ho dei problemi col fuoco, non so, non riesco. Va e viene, spero che di riuscire. Speriamo di riuscire a portarla a termine. Nel frattempo che vi racconto le cose, preparo anche la cena. Stasera sono a casa da sola, volevo preparare i noodle saltati in padella con un po' di verdure e quindi niente, l'idea è quella che lo prepariamo live, quindi niente tagli, mamma io parlo, vado a ruota libera, preparo tutte le cose, è un esperimento, non l'ho mai provata questa ricetta, me la sto inventando, speriamo che venga buona, però in teoria sì. Perché non vedo per quale motivo non dovrebbe venire. E niente, vi metto comunque qua sotto poi il link alla ricetta se viene effettivamente buona. Allora, intanto vi faccio vedere un attimo gli ingredienti che ce li ho qua. Allora, ho dei cipollotti, carota, pak choi, che è questo cavolo cinese, se non si trova spessissimo. Io è la prima volta che lo trovo alla Coop. Se non lo trovate alla Coop, cioè non lo trovate in giro, va benissimo anche tipo delle coste o sì, le coste vanno benissimo. Zenzero, funghetti champignon e poi ho salsa di soia. Questa qui è quella con meno sale. Salsa di soia e poi ho le 5 spezie cinesi, che è questo mix di spezie utilizzato molto nella cucina appunto orientale, che sarebbe finocchio, anice, cannella, pepe e chiodi di garofano. E niente, poi ho i noodle di grano, non di riso, perché mi piacciono di più. Quindi niente, io ho già messo a bollire l'acqua, quindi è già qui sul fuoco che bolle. Adesso devo semplicemente lavare le verdure, tagliarle, le salto in padella, ma velocissimo, perché la cucina cinese solitamente ha questo vantaggio che ha queste cotture molto tendenzialmente, soprattutto per tipo i noodle, queste cose qui sono abbastanza veloci, quindi così. Appunto, vi dicevo che ho questo, non so se sarà a fuoco il video, nel caso voi non guardate tanto, ascoltate più che altro, perché ho una faccia pazzesca. Allora iniziamo dal principio, intanto che io taglio e pulisco i funghi. Dunque, questa settimana è stata una settimana un po' strana per me, francamente. Allora, innanzitutto, come si capisce un po' dalla mia voce, non sono stata tanto bene. Mi è tornato il raffreddore, ho avuto un po' di febbre, ho avuto un mal di gola terrificante, quindi comunque non è stata proprio una settimana di proprio che dici, ah, come sono stata bene questa settimana, cioè anche fisicamente era abbastanza provatina. Poi vengo da un periodo in cui appunto lo scorso weekend l'ho saltato perché dovevo lavorare, quindi ho lavorato e solitamente quando questo succede io, boh, cioè, io non so, voi mi potete far fare qualunque cosa, io resisto tranquillamente senza mangiare, senza bere, lavorando 79 ore al giorno. L'unica cosa di cui io ho bisogno è dormire, cioè io quella è proprio la mia unica necessità. Privatemi di qualunque cosa, va benissimo, ma non toglietemi ore di sonno. E appunto questa settimana è andata che sono stata un po' privata del sonno e quindi ho veramente accusato. E inizio, cioè un po' di tempo fa probabilmente mi sarei incaponita e avrei cercato veramente di fare la qualunque, di andare, cioè piuttosto mi sarei ammazzata per fare quello che volevo fare. Adesso no, cioè a sto giro proprio non ce la facevo fisicamente, più mi sembrava di cercare di stare dietro alle cose, di fare le cose che dovevo fare tutto, più facevo macelli, nel frattempo sono passata ai cipollotti, più facevo macelli, quindi ho veramente fatto un disastro dopo l'altro, ho dimenticato appuntamenti, ho mandato email a persone sbagliate, ci cioè ho invertito persone, no, cioè un disastro. Diana, vai cuccia! Vai a cuccia, dopo si scende. Dopo, adesso devo preparare la cena. Dopo si scende. Su, avanti. E
Quindi è stato veramente una settimana disastrosa. Infatti vi devo un po', cioè mi sono sentita un po' in colpa perché in questa settimana ho praticamente abbandonato il blog, cioè proprio abbandonato a se stesso tutto, qualunque cosa. Ma proprio non ce la facevo e sentivo che avevo bisogno di staccare un attimo, e quindi non ho pubblicato niente di nuovo, quindi non vi dirò andate sul blog a vedere gli ultimi post perché non ci sono ultimi post. Ecco, magari se vi eravate persi quelli degli ultimi, allora quelli sì, però gli altri andate tranquilli perché non c'è niente di nuovo. Non ho pubblicato neanche il menù della settimana perché è abbastanza semplice da un punto di vista, cioè da fare, perché comunque sono tutte ricette che cioè ci sono già sul blog. La cosa però, siccome le voglio mettere nel form nuovo, quindi quello che potete salvare la ricetta, così vi viene la lista della spesa già tagliata e tutto, è un'opzione nuova che ho messo nel blog, appunto c'è questo piccolo problema e quindi devo praticamente rimpaginare buona parte dei post. Quindi ogni menù settimanale di adesso, col fatto che appunto sto attingendo, cioè finché non è tutto sistemato, cioè ci metto due o tre ore a farlo, perché veramente, cioè, ci mette tanto tempo. Poi comunque devo preparare le copertine nuove, insomma è un lavoro un po' lunghetto, e quindi non ce l'ho fatta questa settimana, perdonatemi. Sono indietrissimo con i commenti di YouTube perché i video della scorsa settimana mi sono piaciuti, sono contenta, soprattutto quello che è uscito giovedì, che adesso sto pulendo la carota, la taglio, poi la faccio a fettine sottili con il pelapatate. Soprattutto quello che è uscito giovedì sera, che era appunto il Q&A a tema Instagram, YouTube, blog, e sono contenta perché era un tema a cui tenevo tanto, era un video a cui tenevo particolarmente perché ho raccontato proprio tanto di me, di quello che, le energie che metto, infatti forse troppo perché poi dopo sono morta, quindi sono sparita completamente. E niente, mi è piaciuto, e nonostante fosse lungo, perché era lunghetto, perché era lungo. Ah, sei arrivata? È arrivata una bracca qua sotto. Sei arrivata? Perché c'è la carota? Adesso gli diamo un pezzettino. E appunto, nonostante fosse stato, cioè era bello lunghetto perché appunto erano 36 minuti, una roba del genere, però niente, l'avete preso, sono contenta perché l'avete preso bene, vi è piaciuto. Ho visto che ci sono tanti commenti, non ho ancora avuto tempo di leggerli perché quando mi metto, perché allora i commenti su Instagram sono molto più immediati perché alla fine li posso guardare dal cellulare, quindi solitamente cioè mi capita, è più facile guardarli, mentre invece su YouTube, anche dall'applicazione, è un po' più complicato perché praticamente mi fa vedere soltanto gli ultimi tipo gli ultimi 15, una roba tipo gli ultimi 15 commenti, cioè mi dice che ne ho tanti, però mi fa vedere soltanto gli ultimi e quindi devo vederli per forza dal computer, e allora cioè devo proprio mettermi lì, andare lì e a guardarli e leggerli, e purtroppo spesso me li perdo un po' via, quindi ci metto, a volte non rispondo proprio subito e niente, mi dispiace molto. Seduta, brava, seduta, brava. E quindi questo, niente, comunque io di solito, come ho detto in un post che ho pubblicato oggi su Instagram, che è venerdì, che è quello con il pane, di solito quando mi sento proprio così giù, così spompata, a un certo punto ho capito col tempo che la cosa migliore è lasciare andare, cioè è inutile incaponirsi in ogni modo per cercare di fare a tutti i costi quello che dobbiamo fare. Quindi ho lasciato perdere le cose
che non erano proprio di vitale importanza e mi sono concentrata su quelle importanti e mi sono data un termine. Ma questo anche mi capita spesso, anche quando magari ho i momenti un po' giù, dove sapete quei momenti dove uno è un po' depresso, ma cioè non è che è proprio veramente depresso, però si sente un po' giù di tono, un po' di cattivo umore. Io di solito mi do sempre un limite, dico ok, è una giornata del cavolo, odio tutto, odio il mondo, va tutto storto, va bene, mi compiango, mi dispero e mi cruccio fino a domani. Poi però da domani basta, cioè fino ad oggi posso ancora piangermi addosso, disperarmi, sentirmi un disastro, però da domani basta, si finisce, quindi sfogati bene adesso e poi se ne riparla domani. E tendenzialmente di solito funziona. E quindi ho deciso di fare esattamente la stessa cosa anche questa volta. Quindi, siccome il motivo principale di tutto questo mio malessere era principalmente stanchezza, nulla di più, ho detto ok, quando è che mi posso riposare? Il weekend. Benissimo, allora fino a che non arriva il weekend, rallenta, datti una tregua, stai tranquilla e poi da lunedì prossimo, comincia anche il fatto che è arrivato marzo, quindi si cambia mese, lunedì prossimo, boh, si volta pagina, si ricomincia, tutto a posto. Mi dispiace che continui ad andare fuori fuoco. Cosa ci fai messi lì? Ma mi sembra, cosa ci fai lì? Scusate, no, questa ve la devo far vedere. Perché mi sono vista degli occhi, non so se si nota, ma lì c'è Messier? Eh no, perché si vede di più il riflesso. Cosa ci fai lì? Vabbè, è rimasto chiuso fuori, adesso è uscito mentre Bracca ha mangiato. Adesso è fuori in terrazzo che gironda. Vabbè, comunque, no, dicevo che mi dispiace che continui ad andare fuori fuoco e vedete, mette a fuoco il casino che c'è dietro. Messier, ma cosa ci fai lì? Ma non sei mai salito lì sopra? Poverino, mi sa che vuole entrare, adesso se ne è pronto, lo faccio entrare. E niente, quindi questo. Tra l'altro, siccome mi sentivo in colpa che non stavo facendo niente, questa settimana non ho fatto molto, allora ho detto no, va bene, allora facciamo così. Facciamo che almeno mi faccio qualcosina e mi metto a programmare un po' i prossimi video, così. E infatti così è stato. E quindi ho già tutti un po' di video che voglio girare per le prossime settimane, quindi dovrebbero arrivare tutti giusti, nei giorni giusti. Cosa succede adesso? Adesso comunque questo periodo resta passato, dovrebbe essere un pochino più tranquillo, quindi voltiamo pagina, come si suol dire. Voltiamo pagina, cosa succede? Allora, succede che innanzitutto domani, vi minaccio anche con il coltello, domani inizio un corso di fotografia e di food styling. Sono molto contenta, lo faccio alla Fuginius Academy, che è una scuola di cucina e gestione nel mondo della ristorazione di Milano. Me l'hanno regalato questo corso, quindi è un dono, e in cambio faccio una sorta di reportage di quello che succede, perché appunto è proprio nuovo come corso, l'hanno lanciato, l'hanno iniziato adesso, e io sono contentissima perché è tantissimo tempo che non faccio corsi e quindi sono proprio felice di imparare cose nuove, di potermi confrontare, come dicevo appunto nel video di giovedì scorso, perché poi c'è un po' questa specie di credenza che quando qualcuno fa un lavoro un po' creativo, comunque ha a che fare con la creatività, che praticamente, non so, come se la creatività fosse una sorta di benedizione divina che arriva dall'alto e che uno viene illuminato e inondato da questo fuoco sacro e che sia tutto spontaneo, cioè che in realtà uno o ci nasce o ci nasce. In realtà, cioè, sì, ok, è un lavoro più divertente rispetto che, non so, fare un lavoro monotono e continuativo nel tempo, però in realtà cioè se voi guardate tutti i più grandi artisti, tutti hanno studiato come dei matti, perché
non è che uno nasce imparato, come si suol dire. Sì, uno può avere una predisposizione maggiore, può avere magari una spinta iniziale più forte. Ah, vedi, non ho messo l'aglio, volevo mettere anche l'aglio, mi sono dimenticata. Vabbè. Può avere una spinta iniziale un po' più forte, che quindi lo porta ad avvicinarsi a un qualcosa di un pochino più, tra virgolette, creativo e artistico rispetto ad altri. Però in realtà poi dopo c'è studio, lavoro, cioè non è che uno poi, ah sì, faccio il fotografo o faccio il disegnatore. No, anche a disegnare uno impara, infatti ci sono le accademie d'arte non a caso, cioè non è che Leonardo da Vinci non studiasse o tutti i grandi pittori, così. Ecco, indubbiamente appunto c'è una predisposizione maggiore, allora uno è fortunato e decide di seguire quella predisposizione, però in realtà tutto si può imparare, si fa più o meno fatica, c'è più o meno desiderio di farlo, però così. Quindi sono molto contenta di poter fare questa cosa e di iniziare un nuovo corso. Dura fino ai primi di aprile, poi tra l'altro, se non sbaglio, ci sarà una mostra di tutti i lavori degli studenti, perché appunto come progetto finale di consegna del progetto finale bisogna appunto creare una fotografia, quindi c'è tutta la parte di creazione, di pensiero, di come poterla fare tutto. E poi tutti i lavori verranno, se non sbaglio, verrà allestita appunto una mostra dove appunto faranno vedere tutti i lavori, quindi sono contenta, speriamo anche che magari sia aperta a tutti, che così magari può essere un'occasione anche per incontrarci tutte a Milano, in zona Milano, magari possiamo vedere di organizzare qualcosa. E quindi questo è un'altra cosa che succede. Allora, qui intanto è quasi pronto, adesso assaggio, nel frattempo metto a cuocere la pasta. E questa qui tanto ci vuole pochissimo, 4 minuti, e ho la cena intanto pronta. Allora, prendo un attimo il coperchio, che non lo trovo mai, maledizione. Prendiamo un altro coperchio a caso, perché non trovo mai le cose, perché sono disordinata. Prima stavo guardando la serie, quella di Marie Kondo. Beh, è matta però, cioè, a me mi sembra un po' un alieno, non so, cioè la classica, sì, è molto giapponese effettivamente. Meraviglia, vabbè. Questo, poi cos'altro succede? Succede che, allora, mettiamo questo, ne metto un po' di più, che tanto di sugo ne ho fatto tanto, perché così almeno poi l'avanzo lo uso domani. Lo uso poi domani quando torno, che così scatto la foto, perché adesso è notte e quindi la foto non viene perché non c'è un po' di case e così. Poi, cosa bellissima, il prossimo weekend sono a Lisbona. Sì, che gioia, sono felicissima. E, io ci sono già stata a Lisbona ed è una città che a me piace da matti. Tra l'altro è stato uno dei primi viaggi che ho fatto con Silvio quando stavamo insieme, e sono 11 anni che non ci torno, quindi sono molto contenta. Abbiamo preso un B&B nell'Alfama, che è un quartiere, uno dei miei quartieri preferiti di Lisbona. Ho già segnato un paio di posticini di negozi dove voglio andare. C'è un negozio che vende tutte stampe di artisti portoghesi, un altro che ha tutti gli azulejos, insomma, che sono le mattonelle, quelle tipiche portoghesi, quindi insomma sono super super contenta e voglio proprio godermela e riposarmi. Infatti ho pensato che forse ne approfitto per fare una sorta di detox tecnologica. Noi saremo via 3 giorni, quindi partiamo venerdì sera e siamo via sabato, domenica e lunedì. E pensavo, per questi 3 giorni, siccome la voglio proprio godere fino in fondo, di staccare, proprio fare uno stacco, quindi magari non ci sentiremo, però in contemporanea farò foto, prenderò informazioni e tutto, e quindi poi dopo vi racconterò nei minimi dettagli il viaggio al mio ritorno, quindi non live durante, ma appena tornata magari scrivo un post sul blog, magari vedo di fare un blog, non lo so ancora, quindi
devo ancora vedere, però mi piacerebbe appunto fare un attimo uno stacco per godermela proprio al 100%. E insomma sarà un po' come quando, come succedeva un tempo, che quando un'amica partiva per un viaggio, ci si sentiva subito prima, allora buon viaggio e tutto, e poi appena si tornava, ma allora com'è andata? Facciamo una cosa così, facciamo un po' una roba un po' vintage, alla vecchia maniera. E comunque volevo andare in quel negozio appunto di stampe e di cose, perché devo trovare qualcosa da aggiungere alla mia parete. Dov'è? Qua, così, alla mia parete, qui. Qui. E qua sta tornando. Boh, il profumo è proprio quello di cibo orientale, eh? È incredibile come le spezie ti diano subito l'accento e ti portino, ti catapultino immediatamente in un mondo, in un mondo completamente diverso. Cioè, alla fine gli ingredienti che ho usato sono degli ingredienti normalissimi, cioè a parte il pak choi, che però non è che abbia tutto sto sapore, cioè alla fine è come se fosse appunto degli spinaci, delle coste, cioè non è nulla di particolarmente strano e che ha un sapore molto forte, molto caratteristico, però grazie alle spezie. Adesso poi ho aggiunto lo zenzero, ora aggiungo anche un po' di salsa di soia. Ed è subito, cioè si è subito proiettati in un altro, in un'altra cultura, in un altro mondo. Bene, salsa di soia e ci siamo, eh. Qui in 20 minuti preparata la cena, eh. 22 minuti, mi sono anche un po' persa via, perché parla che ti parla, racconta che ti racconta, alla fine. Allora, assaggiamo, un momento cruciale, anche perché non ho mai provato a fare una roba del genere e le spezie le ho comprate da poco, quindi non so, vediamo un po' come è venuto. Rullo i tamburi. Vediamo. Cruciamo le dita. Adesso devo andare ad aprire il povero Messier. Adesso mi preparo il mio piattino, lo metto sul divano. E mi voglio guardare Roma di Cuaron, che me l'ha consigliato la Stefania Stefinstax su Instagram. Che lei è una fotografa, tra l'altro se non la seguite, seguitela, molto brava, dà un sacco di consigli. Buono. Le spezie buonissime. Forse un po' salatino, però tanto la pasta è un po' sciapa, quindi dovrebbe compensare. Bene, io a questo punto vi saluto, spero che abbiate trovato un po' carino questo video, insomma ci siamo un po' aggiornati su passato, presente, futuro e basta. Io vi mando un bacio, trovate qua sotto il link alla ricetta dei noodle saltati, super semplici, e basta, mettete un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e basta, solite cose. Vi mando un bacio e ci vediamo settimana prossima cariche, eh? Settimana prossima si torna carichi. Ciao, adesso vi lascio l'ultimo, adesso qui chiudo e l'ultimo vi faccio vedere il piatto finito. Bacio.